Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel terzo episodio della mia guida completa a Pokémon Diamante Lucente! Ci troviamo sul percorso 203 e nel precedente episodio abbiamo sconfitto proprio qui il nostro rivale che si è diretto a Mineropoli! Attraverso questo percorso pieno di allenatori e Pokémon ci arriveremo anche noi. Ma prima di fare questo, mi raccomando, un bel pollicione in su, un commentino, l'iscrizione è fondamentale. E vi ricordo che se anche voi volete giocare a Diamante Lucente e Perla Splendente, sul Federic Store trovate la Double Pack Edition, due giochi in uno. Detto questo, possiamo partire. Ragazzi, prima di fare ciò, cattureremo tutti i Pokémon su questo percorso. Quindi direi subito di andare all'esplorazione, vai! Oh, un marmocchino! Iniziamo da lui! Oggi arriveremo sino al capo palestra. Siete carichi? Io non vedo l'ora. Bidoof contro il mio King! Attenzione, perché su questo percorso si potrà catturare Abra! Ve lo dico, è fortissimo come Pokémon, mentre per affrontare Pedro vi basterà un qualsiasi start iniziale. Che sia acqua o che sia fuoco o erba, ce la farete senza problemi, perché sta da una parte Turtwig e il nostro Piplup sono molto molto super efficaci. Anche il tipo fuoco evolvendosi diventerà di tipo lotta e quindi mosse super efficaci anche su quest'ultimo. Vuole mandare Zubat, lasciamo il nostro Chimchar, nonostante potremmo mandare il nostro Pokémon tipo elettro, e vai con Bracere. Rapid Artigli, attacchiamo per primi. Dobbiamo far evolvere Chimchar prima di arrivare dal capo palestra. È fondamentale per riuscire a sconfiggerlo. Attenzione a Sgomento, potrebbe farci tentennare. E invece no. Bracere. Vai. Zubat va KO. Anche Zubat si potrà catturare nella grotta. Punti esperienza per tutti e si va. Ricordo che questa è una guida al 100% e quindi Federic farà qualsiasi cosa all'interno di questi video. Strumentino per noi, raccogliamo una Pokéball. Il percorso a nord lo visiteremo più tardi, non c'è fretta. Lo sapevi? Il primo Pokémon a scendere in campo in una lotta è quello in cima alla lista. Ma va? Ragazzi, vediamo un po' di fare nuove catture. Che ne dite? Là c'è anche un altro strumento. Andiamo! Altro allenatore! Ricordo che dobbiamo catturarli tutti e scrivetemi anche qua sotto nei commenti voi fin dove siete arrivati, se state giocando con me, perché questo è importantissimo. Ed ecco Cricketut, che non ho trovato nel precedente video, ma che ho cercato anche off camera. Quindi sono sempre più convinto che questo Pokémon si trovi di notte, o almeno credo, perché non l'ho mai visto. Cricketut bruciato. Yes, super efficace contro questo tipo coleottero. E Cricketut sappiamo tutti che si evolve in Cricketun, che fa il famosissimo verso. 392 poche dollari e si va avanti. Ok, ultima allenatrice del percorso, potrebbe essere l'ultima, adesso non ricordo. So solo che una volta entrati nella grotta, nel vecchio Diamante e Perla arrivava un avventuriero che ci affidava Spaccaroccia. Che questa volta ci diano qualcosa per il Pokécron. Ricordo che in Diamante e Perla Splendente e Lucente hanno introdotto la funzione Pokécron avanzata. Quindi stiamo a vedere come si potranno usare le MN con quest'ultimo che abbiamo ottenuto nel precedente episodio. Abbiamo scottato Bidoof, Bernardo. Azione sul nostro Chimchar. Aia. Cercherò di farvi uscire sempre 3 video al giorno, ove possibile, ragazzi, anche per accelerare un po' i tempi, anche perché ho un sacco di altri video da proporvi per il periodo natalizio. E a proposito di Natale, ci stiamo avvicinando. Ricordo che se volete potete fare i vostri regali su federicstore.it. Preparatevi al Black Friday, ci divertiremo un mondo, anche perché sconterò un sacco di cose sul Federic Store, di tutto. Quindi preparatevi, perché i vostri regali di Natale quest'anno costeranno una sciocchezza. Ragazzi, si va. Ricordo anche che il 30 novembre uscirà la mia guida al collezionismo di carte Pokémon, e non solo, perché all'interno ci saranno anche tutti quei riferimenti a Diamante e Perla, e non solo, anche ad altre regioni e giochi, come per esempio Unima e Kalos, eccetera eccetera eccetera. È proprio una guida completa a tutto il mondo Pokémon. Eccola qui, trovate anche questa su Federic Store. Altro allenatore, lottiamo così capirò se sono pronto per affrontare la palestra. Fatti sotto, marmocchietto.
Io ragazzi sono carichissimo, non vedo l'ora di andare ad affrontare la prima palestra e ci manda Machop. Avanti King. Attenzione, un tipo lotta. Potevamo mandare anche Starly. Non ricordo se il mio Starly già ha imparato mosse di tipo volante. Mi sembra di no, eh. Azione. Vai con braciere. Olè. E Machop va KO. Secondo me però potrebbe farcela con Machop ad affrontare la palestra, eh. Sora livello 9, impara qualcosa? Vediamo un po', signori miei. Attacco d'ala, lo sapevo, vedete? Federic non sbaglia mai ste cose. Ci stiamo avvicinando al tunnel del divertimento, citando il buon Caparezza. Ragazzi, ho già visto tutte le vostre foto su Instagram che vi state godendo questo gameplay sul vostro divano e la vostra console. Voi non sapete quanto mi renda fiero di quello che faccio vedervi così appassionati, no? Quindi bacini a tutti e buon divertimento. Questo episodio durerà anche di più rispetto al precedente. Cercherò di farli tutti di 30 minuti, ok? Così da regalarvi quell'ora e mezza giornaliera che non guasta mai. Attacco rapido. Attacca per primo ovviamente nonostante il nostro Rapid Artilli. Bracerino. E vabbè ragazzi, ormai il nostro Chimchar macchina da guerra. E via, braciere e ciao Starly. Starly morto, mortissimo. La prossima scelta sarà Bidoof. Sto cercando di andare il più veloce possibile in questi percorsi in quanto sono solo allenatori con Pokémon veramente orribili. Quindi cerchiamo di tagliare corto e andare dritti al punto. Braciere. Saetta livello 10, benissimo. Sto notando che non ottengono così tanti punti esperienza da overlivellare. Questa è una gran cosa. Secondo me arriveremo alla Lega con i livelli giusti giusti. E ora scendiamo di qui e prendiamo anche repellente. Ottimo per non incontrare Pokémon selvatici. E adesso ragazzi controlliamo l'erba. E abbiamo Abra! Come detto prima, un Pokémon veramente interessante di questo percorso. Ora indebolirlo potrebbe portarci inevitabilmente verso un teletrasporto, credo. Beh, proviamo comunque subito con una Pokéball sperando nella fortuna più totale. Vediamo un po' se riusciamo ad aggiungere Abra per ora nel team. Preso! Oggi ragazzi sculo Federic anche qui, come sempre. Dorme per 18 ore al giorno e il resto delle ore che fa? Si fa catturare da Federic. Bene, Abra preso, andiamo ragazzi verso Mineropoli. Entriamo nel varco di Mineropoli ed è proprio lui che ci dava spaccaroccia. Oh! Ma guarda, hai un Pokécron. Non hai ancora molta esperienza come allenatore, vero? Non fa niente, l'importante è che anche tu ami Pokémon. Ti voglio fare un regalo. Eccoti delle belle MT. MT 98. Le MT che ti ho dato contengono la mossa spaccaroccia. E a proposito, le MT ti permettono di insegnare una mossa a un Pokémon in un attimo. Dopo averle usate, però si rompono. Quindi pensa bene su che Pokémon le vuoi usare. E visto che sei ancora un allenatore alle prime armi, ti ho anche aggiunto una nuova funzione al Pokécron. È l'applicazione Mosse MN, la novità di Lucente Splendente. Grazie ad essa puoi servirti di spaccaroccia per sbarazzarti dei piccoli massi che intralciano il cammino. Ovviamente anche spaccaroccia può essere usata come mossa qualora la insegniamo tramite MT. Le Mosse MN tuttavia diventano utilizzabili solo dopo aver ottenuto abbastanza medaglie. Hai un futuro brillante davanti a te, non vedo l'ora di vedere quanto diventerai bravo. Finalmente ragazzi, era ora. Vediamo un po' cosa succede. Pokécron, funzione MN, spaccaroccia. Eccola qui. La possiamo lasciare anche in alto, tuttavia non credo sia utilizzabile per il momento. E troviamo anche Geodude, catturiamo anche lui. Male non fa, tanto li prendiamo tutti, no? Non gli diamo un soprannome e lo mettiamo in squadra. Per ora, ricordo che il team ufficiale appare solo qui. È una roccia dura, ma una mossa MN dovrebbe poterla frantumare. Per ora non abbiamo ancora a disposizione le mosse MN. Ce l'ha appena detto. Quindi proseguiremo a est, verso Mineropoli. Dopodiché torneremo qui e proveremo a usare spaccaroccia. Eric, campeggiatore, manda in campo uno Shinx. Bellissima anche l'ambientazione. Miniera piena di tesori. Mi ricorda la miniera di Galar, solo che qui non ci sono cristalli. E si va di braciere, che attualmente ha solo 10 pp. Tra poco ci finirà come mossa e dovremo cambiare Pokémon. Azione da parte di Shinx che ci leverà pochi punti salute e andiamoci ancora di braciere. Mi raccomando ragazzi, io vi ricordo il mi piace, costa soltanto un istante del vostro tempo e aiuta tantissimo questa serie. Che
credo che dovremmo allenarci di più. Beh, lo penso anch'io, caro. Ultima allenatrice di questa grotta. Battiamo lei. Dopodiché andiamo a Mineropoli, perché sono veramente curioso di scoprire che tipo di character design gli hanno voluto dare. Sono curioso, 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 anche perché la cava di Mineropoli potrebbe essere veramente studiata ad hoc. Spero gli abbiano dato un design non indifferente. La medaglia della città si chiama Medaglia Carbone ed è ovviamente ispirata alla cava dove estraggono il carbone. Vorrebbe imparare Crescipugno, che è appunto la mossa che ci servirà contro Pedro. Gli leviamo Graffio, che attualmente non ci serve a nulla, e tada! Impariamo Crescipugno. Sora livello 10. Anche Abra e di conseguenza anche Geodude. La prossima mossa sarà Psyduck. Attenzione, perché Crescipugno non è attualmente una mossa stabbata, in quanto ancora non abbiamo il tipo lotta, ma sicuramente un'ottima mossa che ci fa aumentare l'attacco. Tenete a mente che a Mineropoli ci sono veramente tantissimi strumenti e cose da fare, quindi andrò diretto al sodo e vi mostrerò dove ottenere tutti gli oggetti nascosti. Wow! Adoro questa musica, ragazzi! Voilà! Prospettiva in 3D, città energetica. Ehi, allenatore, non hai neppure una medaglia! Gli altri allenatori ti guarderanno dall'alto in basso, come se fossi alle prime armi. Vieni, ti faccio vedere dov'è la palestra. Ok. Una piccola guida su come trovare la palestra di Mineropoli. Eccoci qua. Oh, c'è qualcuno lì. È un mio amico. Oh, sei tu, Federic! Ce l'hai fatta ad arrivare qui. Finalmente lento come al solito. Ci hai messo così tanto che il capo palestra se n'è già andato. Ha detto che doveva andare sì, alla cava di Mineropoli. Io ho già preso la medaglia, quindi a me non importa, ma tu... Beh, sei stato abbastanza cattivello, devo dire la verità, eh. Iniziamo a raccogliere strumenti. Infatti, salendo in cima a questa casa, dovremmo ottenere una Scuro Ball. Dalla ragazza al primo piano. Se non sbaglio, proprio tu, vero? Scuro Ball! Molto, molto bene. Scendiamo e andiamo al piano terra. Un capo palestra non è un allenatore qualunque. Se fossi te, porterei più Pokémon possibili. Sicuramente. Andando di qua invece potremmo ottenere vari Pokémon. Dimmi un po', per caso hai un Pokémon che si chiama Machop? Me lo daresti in cambio del mio Abra? E non ho Machop, mi dispiace. Andando invece al piano superiore e parlando con lui e facendogli vedere uno Zubat, ci dovrebbe consegnare una Curable, se non sbaglio. Se volete una Curable, mostrategli Zubat. E fin qua, ragazzi, è tale o quale a Diamante e Perla, se non sbaglio. Proprio un remake in piena regola. Entriamo nel market e compriamoci tutto il necessario per affrontare Pedro. Non si sa mai. Ci sono le rete ball. Beh, altro non ci serve. Ciao! Curiamoci la squadra. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Se invece andiamo a destra, qui, in questo edificio, dovrebbe esserci un bambino seduto al primo piano che ci dovrebbe dare un altro strumento. Vediamo un po' se è rimasto così. Mega Ball! Infatti ricordavo bene. Grazie, caro! La prima Mega Ball. Detto questo, signori, a Mineropoli abbiamo anche il Museo dei Fossili, che dovrebbe essere questo, vero? Museo Minerario di Mineropoli, una miniera di scoperte, sì. Mentre qui a nord troviamo un altro percorso, il percorso 207, ma per ora, ragazzi, non ci interessa questo percorso. Possiamo però prendere questa Pokéball in alto. Qui si può trovare Machop. Intanto lo prendiamo perché è ottimo contro la palestra. Non gli diamo un soprannome, però lo aggiungiamo in team. Di qua servirà la bicicletta, che attualmente non abbiamo. Quindi nulla. Piccola curiosità, se parliamo con il sistema di aerazione dei sotterranei, ci diranno che appunto esistono i grandi sotterranei, cosa che finora ancora non c'era stata specificata. Detto questo, allenatori, si va sotto a sud nella cava. Ah no, che sbadato! Il museo. Qui, ragazzi, potremo far rivivere i nostri fossili. E guardate, ci sono proprio tutti, eh. Questi sono tutti gli oggetti estratti dalla cava, ma che si potranno prendere anche nei gran sotterranei. Infatti ci sono varie citazioni. E infatti, ragazzi, sono gli sprite delle altre regioni, vedete? E questo è un masso di carbone gigante. Wow, deve averlo trasportato un Pokémon fortissimo. Eh sì. Cosa? La cava di Mineropoli si estende fin sotto il mare? Cavolo, non lo sapevo. Nemmeno io. Salve, tutto bene? Lui studia i fossili. Mi manca così poco per portare a termine il processo di rigenerazione dei fossili. Sto cercando di rigenerare un Pokémon a partire dai fossili, ma non ci sono ancora riuscito. Ah, e tra l'altro, sia Diamante Lucente che Perla Splendente hanno dei fossili esclusivi. Cranidos e Stanky si possono trovare in Diamante Lucente.
mentre Glemiao e Sheldon, non Cooper, Sheldon e basta, in perla splendente. Guardate che figa la cava! Il carbone è fatto benissimo, ragazzi. Sì, adoro anche come si trasportano tutti i sassolini. Detto questo, qua c'era un operaio che ci dava, se non sbaglio, la super pozione. Ricordo che era abbastanza nascosto. Forse era lui? Forse sì. Ok, super pozione. E ora, ragazzi, andiamo dal capo palestra, che è proprio all'interno della cava. Cava di Mineropoli. Che figa la musica. Adoro. Stupenda. Wow. E si possono incontrare anche Pokémon selvatici qua, eh. Ho incontrato questi Machop sul percorso 207 e ora sono diventati i miei più fedeli compagni. Ti svelerò un segreto. Ho portato il mio Pokémon al lavoro di nascosto. Non lo dire in giro, cavolo. Che segreti sono? Tieniteli per te. Parte la sfida tra Mason, che manda in campo Machop, Machop. Vabbè, non è un Pokémon che ti distrae, è un Pokémon che lavora, no? Braciere su Machop, comunque livello 9, ragazzi. Questo fa capire che nonostante io ho battuto tutti, non sono overlivellato. Quindi chissà il capo palestra quanto metterà paura con il suo Pokémon. Braciere e lo buttiamo giù. Sarebbe carino arrivare fino a livello 14, prima di battere il grande Pedro. Pedro, se non sbaglio, aveva 3 Pokémon: Geodude, Onix e chissà se ha quello esclusivo di Perla o Diamante. Quindi o Sheldon o Kranidos. Chi lo sa? Eccolo qui, Pedro, che adesso ci mostrerà come spaccare benissimo le rocce. Vai, Pedro, mostraci tutto. Bam! Grazie, grazie per avermelo spiegato, Pedro. Ok, lui torna indietro. Ha detto che soltanto battendolo potremmo usare spaccaroccia. Questa dovrebbe essere una fune di fuga. Quindi qua è rimasto come i precedenti giochi. E affrontiamo l'ultimo o il penultimo allenatore, non mi ricordo bene. Io non userò la fune di fuga, ma bensì un repellente, così da andare a esplorare ancora questa cava. Peccato, la cava era interessante renderla un po' più personalizzata. Ma già ai tempi si potevano fare numerose cose con la cava di Mineropoli. Dei labirinti o comunque spostarsi con i carrelli. Veramente, la cava poteva essere veramente lunga. Cresci pugno e ciao Geodude. Bene, ovviamente ci aumenta l'attacco e Geodude non ha più energie. La prossima scelta sarà Onix. Mamma mia, questo ci darà veramente tanti punti esperienza. E anche quest'ultimo si può trovare all'interno della cava. Quindi se vi dovesse interessare uno Steelix, prima o poi lo trovate qui. Attenzione a Lega Tutto, che comunque ci leva poco, ma insieme alla Tempesta di Sabbia dà abbastanza fastidio come mossa. Come vedete, non sottovalutate i Pokémon di questo gioco, perché sto capendo che non ci regalano gli exp, anzi ce li fanno sudare alla grande. Sì sì, io per ora lascio tutti in squadra e poi ovviamente li deposito, tanto un po' di Pokémon in più non fanno male. Usiamo un repellente perché ho ancora delle cose da fare all'interno di questa miniera. E di qua dovremmo avere appunto una bambina con un operaio che non ci sfida, ma non ci dice niente di che. E troviamo Onix! Beh, lo catturiamo dato che ci manca, che ne dite? Non possiamo di certo lasciarlo qui. Possiamo usare la nostra Scuroball, dato che attualmente non ne abbiamo fatto utilizzo, ed essendo una grotta dovrebbe essere molto efficace su Onix. Prendi Onix! Preso Onix! Benissimo, ragazzi. Ripeto, a differenza delle altre guide, qui ragazzi noi facciamo tutto al 100%. Quindi dovrete pazientare e godervi la puntata. La fune di fuga la risparmio e vado dal buon Pedro a sfidarlo. Io ragazzi sono pronto, quindi Pedro a noi due. Ma prima vado a curarmi la squadra e a sistemare il mio team. Ah, i box del PC sono rimasti tali e quali. E anche i vari sfondi sono proprio quelli là del passato, come vedete. Carina questa cosa. Riciclati tantissimo. Questi dovrebbero essere nuovi invece. Abra non fa parte del team, ma io per ora lo lascerei. Anche perché si potrebbe evolvere in Kadabra e potrebbe essere utile, no? Dato che già sta a livello 9. Per ora lo lasciamo, ma ripeto, non è ufficiale. Ricordo che su Frederick Store trovate anche queste bellissime magliette nella sezione merch. Potete far la coppia Diamante, Lucente, Perla Splendente più la maglietta di Perla o Diamante. Ragazzi, ci siamo. È arrivato il momento. Pedro, a noi due. Ed ecco a voi la palestra. Salve. Ciao, futuro campione. L'ho detto anche poco fa un altro ragazzo. Il capo palestra usa Pokémon di tipo roccia.
Ascoltami bene, devi sapere che i Pokémon di questo tipo odiano l'acqua e sono anche deboli contro le mosse tipo erba. Eh sì, hanno davvero un bel po' di punti deboli e anche lotta, se per questo. Grazie per i consigli, capo. Perry certificato. E adesso affrontiamo i due piccolini, scolaretti, bulletti, chiamateli come volete, e poi Pedrus. Vediamo l'ambientazione della palestra. Ok, nulla di speciale, però ci sta. Ah, guardate un po' anche con le luci in alto. Carina. Cresci pugno e via Geodude. Vediamo un po' se li sciottiamo. Proprio no. L'attacco aumenta. Riccio scudo. Si aumenta la difesa. Tra l'altro contro Pedro potrei usare la strategia di mandare Shinx, perché ragazzi diminuisce l'attacco e loro hanno prevalentemente tutte mosse fisiche. Azione. Aia. Infatti questi Pokémon non usano mai mosse speciali. Il Kranidos dovrebbe fare veramente male, quindi stiamo attenti. Cresci pugno e ciao Geodude. Livello 10 per Abra. E abbiamo sconfitto Yannick. Ce la stiamo giocando veramente bene. E lì davanti a noi abbiamo Pedro, ultimo scolaretto bulletto. Flavio Marmocchio manda Geodude. Attenzione, cresci pugno. Via. Così. Beh, li leva abbastanza, eh. Aumentiamo l'attacco vertiginosamente. Riccio scudo aumenta la difesa. Beh, possiamo anche usare Cuor di Leone, per boostarci bene l'attacco prima dell'ultimo Pokémon di Pedro. Quindi potremmo usare anche quella strategia lì, che comunque non è male. Aumentiamo ancora il nostro attacco e siamo a boost per 2. Cresci pugno, ragazzi, è veramente troppo forte su Chimchar. Manda in campo Onix. Chissà se Onix con la sua difesa andrà giù. Dovete sapere che questi Pokémon hanno veramente una difesa altissima. È per questo che nonostante siamo super efficaci non li facciamo granché. Ma se usavamo una mossa acqua o erba speciale, li sciottavamo tutti. Ahimè, non ce l'abbiamo. E ciao Onix. Io vi consiglio di usare Chimchar con cresci pugno, altrimenti Turtwig e Piplup ce la fate easy. Fai dimenticare una mossa saetta? Fulmisguardo. Per morso. Saetta impara morso. Flavio Marmocchino, ciao! E adesso che l'abbiamo umiliato, c'è Pedrus. Ma prima di affrontare Pedrus, che non ce lo facciamo evolvere Chimchar, mica siamo scemi. E soprattutto, non ci andiamo a curare il team? Penso che sia una cosa base da fare prima di ogni capo palestra, anche perché Pedro, come già detto, è molto forte, non sottovalutatelo mai. E fatto questo, direi che possiamo andarci ad allenare il nostro Chimchar. Basterà andare nell'erba, farò un piccolo taglio. Bene allenatori, ora che il mio Chimchar è diventato un monfermo, posso affrontare Pedro. Un piccolo taglio per mettervi la giusta suspense. Siete curiosi di scoprire quanto è diventato forte il mio Chimchar? Quindi andiamo, cosa aspettiamo? Pedro, a noi due. Salve, benvenuto alla palestra di Mineropoli. Io sono Pedro, il capo palestra. Sono un allenatore che ha dedicato la propria vita ai Pokémon di tipo roccia. In quanto capo palestra è il mio compito valutare il potenziale di un allenatore. E per farlo dovrò mettere alla prova i Pokémon che lottano con te. Pedro, ho il mio monfermo, che è carichissimo di questi pugni. Sei carico? Fra poco ti leverò quel sorrisetto dalla faccia. Signori, date il benvenuto a Monfermo. Eccolo il King! Tenete conto che sto registrando da più di un'ora per farvi la guida al 100%, ma voi vedrete solo 30 minuti. Quanto è professionale questo Federic? Tra l'altro l'ho portato quasi a livello 15. In questo modo aumenterà anche di livello sconfiggendo questo Geodude. E saremo un po' più avvantaggiati contro il Kranidos di questo infame. Abbiamo varie scelte. Cresci pugno, ci aumenta l'attacco. E quindi iniziamo proprio da quest'ultimo. Tra l'altro cresci pugno ha cambiato anche animazione, dato che Chimchar da piccola e insignificante scimmietta è diventata la scimmia assassina. Ragazzi, cresci pugno, dovete farlo. Dovete farlo perché arrivate all'ultimo Pokémon che avete l'attacco al massimo. Poi, se avete difficoltà con la velocità, al massimo potete scagliare un pugno rapido. Come vedete, ho fatto bene a farmi salire Monfermo quasi a livello 15. Così da avere qualche punto lotta in più durante questa lotta. Fatto questo, andiamoci ancora di cresci pugno. L'attacco boostato non è mai abbastanza.
Mamma mia ragazzi, quasi shottato questo Onix, ma hanno tantissima difesa. Non penso che con il mio piccolo Chimchar ce l'avrei fatta. Ah, tra l'altro, ci tengo a precisare, Sassata fa male, ma arrotolamento ancora di più. E il suo Geodude ha arrotolamento, quindi state molto attenti. Ragazzi, ormai abbiamo l'attacco 4 per. Nulla ci può più fermare. Ci manderà Kranidos o Sheldon? Vediamo un po'. Livello 13 per Sora. Sora si evolverà al 14, quindi dovremo attendere. Insegniamo doppio team al nostro Pokémon e leviamo azione. Tanto abbiamo già attacco rapido, va bene? Ok, anche Abra sale al livello 12 e ci manda Kranidos. Quindi... non credo che sia esclusivo. Voi che avete giocato a Perla, vi ha mandato Sheldon o Kranidos? Commentate. Ragazzi, ci siamo. Io direi che senza indugi, pugno rapido, siamo più veloci. Lo facciamo fuori con l'attacco pompato. Molto facile così, vero? Io, ragazzi, ho scelto Monfermo. Voi? Commentate qui sotto e scrivetemi come avete battuto voi Pedro, dato che state giocando con me nello stesso momento. E io, ragazzi, direi che posso anche terminare qui questo super episodio. Dopo che ci avrà consegnato la medaglia ufficiale della Lega Pokémon. Non so se si potrà spolverare questa medaglia, come nei vecchi giochi, ma penso che quella sia un'esclusiva del Nintendo DS, dato che avevano appena sperimentato il touchscreen. Ragazzi, MT76 credo che sia Levitoroccia. Sì, infatti, ce l'aveva Geodude, ce l'ha droppata all'inizio. Molto forte, e abbiamo ricevuto anche i bolli usati da Pedro. Le MT ti permettono di insegnare una mossa a un Pokémon in un attimo. Dopo averle usate, però si rompono, quindi pensa bene su che Pokémon le vuoi usare. Ragazzi, grande, grande, grande puntata. Noi ci vediamo con la prossima, dobbiamo raggiungere Jubilopoli. Incontreremo il Team Galassia, quindi tenetevi forte. Il primo incontro con il team più malvagio di sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Un like, un commento, iscrizione al canale è fondamentale. E io vi auguro un buon proseguimento di giornata. 3 video al giorno! Vi aspetto!